e l'abbiamo vinta, abbiamo vinto anche questo, abbiamo vinto anche questa, abbiamo vinto anche questo, 6 punti, Ale, che magia di Benassi, è davvero meritata questa, è meritata, su magia di Chiesa, la magia di Chiesa che mette dentro Benassi, la infila dove Scuffè non può mai arrivare, ma... ci sono diversi spunti che possono nascere da questa partita, come una buona prestazione comunque corale della Fiorentina, che è un pochino una partita che non troppo bella perché comunque soprattutto il primo tempo è stato tattico, ma comunque l'Udinese è veramente, cioè nel secondo tempo ogni minuto ne moriva uno, ogni minuto, cioè, stava uno in terra, non si giocava dal 45esimo fino al gol, non si è giocato perché uno stava in terra o fingeva, insomma, è roba non simpatica sicuramente, ma la Fiorentina comunque l'ha vinta, anche per colpa forse di un arbitro, insomma, un po' inesperto, però comunque l'abbiamo vinta anche questa, abbiamo vinto anche questa con un Benassi straripante, capocannoniere del campionato, 3 gol in 2 partite, c'è anche una partita da recuperare Benassi, 3 gol in 2 partite, è un centrocampista, incredibile, forza, grandi ragazzi, è entrato bene anche da Boh, Piazza mi è piaciuto molto, Chiesa, ma Simeone sempre, che si è sacrificato molto, un po' peggio Milenkovic, Pezzella così, purtroppo Lafonso è infortunato, però insomma aveva lasciato estrapolare buone cose, buone uscite, però l'Udinese, cioè, in tutta la partita non ha fatto un tiro in porta, l'Udinese, cioè non potevi pretendere di pareggiare o di vincere a Firenze non facendo un tiro in porta, cioè. La Fiorentina penso abbia comunque strameritato di vincere, ha dimostrato un grande carattere, una grande voglia di vincere, e speriamo davvero di continuare così, la prossima è col Napoli, non sarà facile, però bella partita ragazzi, bella partita, il primo tempo noioso, secondo tempo bello, acceso proprio da Chiesa, è andato molto vicino anche al 2-0, insomma, comunque Pioli con il suo 4-2-3-1 ha disegnato molto molto bene la Fiorentina, con Benassi più avanzato che quest'anno sembra essere partito davvero col piede giusto in questo campionato, è davvero bravissimo l'ex centrocampista del Torino. Per l'Udinese non mi è piaciuta stasera, non mi è piaciuta veramente per niente, sì, non ha creato davvero pericoli, non si è difesa abbastanza bene, però cioè, non basta, quando sono arrivate le difficoltà cioè l'Udinese non riesce ad attaccare, piuttosto non riesce ad attaccare l'Udinese, cioè non punge in attacco, non riesce proprio a creare pericoli verso la porta della Fiorentina, e quindi il risultato non può che essere questo. La Fiorentina, secondo me, la mia squadra, la mia Viola, secondo me può davvero ambire all'Europa quest'anno se si continua così. Ale, forza Viola, forza Viola, forza Viola, forza Viola, Ale Viola, e lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate su questa splendida partita della Fiorentina, condividete questo video, urlano tutti perché qua si vince. Arrivederci raga, ci vediamo al prossimo video.